Prima di cominciare il video vi informo che oggi dalle 18 alle 18.20, solo in quei 20 minuti, si attiva il 20x20. Il 20x20 è uno sconto su tutti i corsi Gastrip Drums e anche sui bundle che vi dà uno sconto del 20%. Lo sconto è attivo solamente per quei 20 minuti dalle 18 alle 18.20, lì avete tutto lo sconto che volete. E seconda cosa, questo video, in realtà in questo video ho avuto qualche problemino di audio, quindi abbiate pazienza, non c'è l'audio solito con la qualità solita, è un po' peggiore, ho avuto qualche problema, ma possiamo cominciare. Andiamo. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastrip Drums. Nel video di oggi, nuova reaction in cui vado a giudicare, ovviamente in modo amichevole, i vostri bunker, le vostre batterie, i vostri studi, tutte le vostre chincaglierie varie, piatti, tamburelli, cose che avete all'interno del vostro studio. Quindi direi di non perdere troppo tempo oggi. Se volete mandare il video del vostro studio, qui sotto in descrizione c'è il link, basta aprirlo e caricare direttamente sopra il video. I video devono essere in 1080, possibilmente fatti anche con un cellulare va benissimo. Non è troppo importante la qualità, ma cercate di fare una qualità abbastanza buono, ormai i cellulari fanno dei video a qualità buonissime. In orizzontale mi raccomando, me ne stanno arrivando alcuni in verticale, anche oggi me ne è arrivato uno in verticale, vabbè poi in montaggio in qualche modo ve l'aggiusto, ma in orizzontale possibilmente con un po' di ritmo mentre si suona. Basta, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito gastrodrums.it se vi piace il mio modo di spiegare dove ci sono tutti i corsi, ma soprattutto ragazzi ci mettete un attimo, iscrivetevi al canale, per me è super importante e voi ci mettete un attimo proprio tic fatto. Quindi iscrivetevi mi raccomando e noi partiamo con la sigla. Quindi allora siamo pronti, mi metto le cuffie come al solito per sentire quello che sentirete voi e soprattutto per sentire proprio voi mentre parlate, perché vi ricordo questi sono video direttamente dagli iscritti al canale. Partiamo con Nicola Bianchi, partiamo subito, vai Nicola. Ciao Luca. Ciao. Voglio presentarti anch'io la mia sala prove. Ottimo, ottimo. Studio, sala prove, insomma si fa un po' di tutto qui. E la mia batteria, eccoci qua. Ok, prontissimo. Oh, che bello! Questa è la sala. Enorme, gigantesca. Gli strumenti. Ok, quindi e sala prove e studio. La mia Saturn 5. Io spero di provarla Exotic. Tantissimo quella sul canale. Bellissima, Mapex finiture pazzesche come al solito. Assolutamente. Lo so. Molto molto bello. Comincerei dal rullante. Ok. Sempre della Saturn. Il rullante è qui, grazie a una tua recensione. È il Cyrus. È Black Panther Cyrus. Eccolo lì, potentissimo. Bellissimo. Uno dei più potenti che abbiamo mai provato. Come piatti ho tutto il set. Mail, come si dice. Questo ok, bello quello. È un quello l'ho trovato. Pur Alloy. Flash Crash. Byzance. Da 18, medium. Okay. Questo è un vintage, sempre da 18. Tutti Byzance, quindi un altro come Crash. Byzance, medium da 19. che mina che c'ha quello. Un Heavy Ride da 21, sempre della Byzance. E un Soundcaster China. Ok, quello mai provato. Mai provato. C'era qualcos'altro ancora di piatti? Splash, ok. Sempre della Mile. E mini China bucato, un Charleston sempre della Byzance da 14. Okay, ottimo, ottimo. Beh, quindi i piatti set suonano di brutto, anche il set suona di brutto. Chissà in che legno pedale, è Falcon, non mi ricordo. 1000 sempre male, tutto Mapex, quindi devo dire ok. E che beh, ottimi prodotti a prezzi super onesti, devo dire. Cimitero di bacchette solito. Questo è uno strumento che mi dà tantissime soddisfazioni. Ci credo. Poi tre tom, due timpani. Sia anche esteticamente. Direi proprio di sì. È azzurro, non capisci? Direi misure che è sono azzurrino. 8x7, 10x8, 12x9, 14x14, 16x16. Abbastanza solido, diciamo. 18 la cassa.
Ma è molto bello, bellissima quella batteria, c'è niente da dire. Molto 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 bella, veramente. Anche i piatti, Spero ti sia ovviamente. piaciuto lo strumento. Complimenti per Molto. l'iniziativa perché è molto bella. Grazie. Grazie a te per il video. Molto interessante, ti seguo sempre. Grazie mille. E ciao ciao. Ciao. Ok. Allora, ragazzi, Nicola, questa batteria è molto bella. La Saturn, non mi ricordo le Saturn in che legno siano e purtroppo non sono mai riuscito a provarla, ma spero di poterla provare presto perché sono delle batterie sono bellissime come finitura, vabbè, poi Mapex come finitura fa delle finiture sempre bellissime, veramente sensazionali, ma accoppiata Mapex più Meinl, molto spesso sono insieme, funzionano. Tra l'altro i più dell'Oi, quei piatti lì che aveva anche lui, ad esempio quello bucato, eccetera, sono dei piatti molto interessanti. Ho fatto anche un video, soprattutto se fate rock, metal, hanno tantissimo attacco, senza però rompere troppo le scatole, ma per quel genere lì. Pazzesco, il trash crash bellissimo. I Bisons li ho provati meno, anche se comunque sono anche lì dei piatti che no, li ho provati in realtà. Ho provato i Polyphonic, vi lascio magari il video qui sotto, vi lascio il video qui sotto sia dei Polyphonic sia dei Pureloy. Che dire, tra i piatti più belli probabilmente che abbia mai provato. Quindi complimenti per la batteria perché è una bomba. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Allora, prossimo video, io lo Bartolo Giuffrè. Direi che non c'è niente da dire, possiamo partire. Vai. Ciao Luca, sono Ciao. Bartolo, oppure come mi chiamano i miei amici su Instagram o sui social, Bartidrum, Ok, perché ho perfetto. anche Ciao. una pagina Instagram dove ero molto seguito, poi purtroppo è stata hackerata, ma è una Ah, storia lunga, cavoli. lasciamo stare. Sono Ok. qui per farti vedere il mio studio, la mia camera e la mia strumentazione e spero ti piaccia. Ok, Ok, siamo pronti. Andiamo. Luca, Partiamo partiamo con dal il basso, V-Pad. Ah, no. diciamo sotto la pedana. Con una Ludwig Black Beats Oh misure yeah. 10, 13 e 16. Questo è un po' un kit minimal, come quelli che piacciono a me, tra virgolette, perché in delle Pam, situazioni può pim, pano, cassa servire e via. un kit del genere. Di lato abbiamo la DVGO Anywhere, sempre che serve per allenarmi. E Molto carina, questo è, ce l'ho diciamo, il anch'io, lato funziona sotto. bene. Adesso passiamo alla bestia in gabbia. Aia, ho paura. Bene Luca, come ti avevo annunciato, ecco qui la bestia in gabbia. Dico bestia in gabbia perché questa batteria PDP di colore nero main stage, presa Ok. nel 2014 ormai, ormai quasi una decina d'anni, Grandina. rinchiusa in questo drum rack della Millennium, Ok. misure 8, 10, 12, 14 e 16. Le pelli sono tutte Remo Emperor, tranne la cassa che è una Power Stroke 3. Bella come la pelle della Poi cassa. le pelli di serie sul rullante Ludwig Black Beats dell'altra Tanto batteria ho di fatto vedere, Jacques con tazza come Dejonette. sordina e bacchette Ok. Jacques Dejonette 5A. Poi abbiamo qui un rullante 10x5,5 che ha un suono molto, molto squillante con Acutissimo, certo. un po' di gaffa a fare da sordina della Pearl. Ok. I tom da 8 per 7 e timpano 14x14 sono targati invece Pearl Export. Ah, sono due I diversi, di piatti batterie sono diverse. tutti K più o meno. Per Ok. esempio, questo qui è un hi-hat custom della K, Ok. un Sabian SBR. Ozone SBR della Sabian, appunto, e un Dark Dark Crash Crash, Made in molto Tin bello. da 16 della K, un Dark Altro? Crash Tin da 16 e un Due uguali, quindi ne Paist ha. PST 3 della Paist da Ok. 14. Ha un suono molto particolare e sono felice di averlo nel kit, anche perché in alcune canzoni può essere veramente utile. Ci sta, un Qui po' più giù uno economico degli stack altri, però. autofabbricato con due piatti dell'Anatolian da 10 e 8 pollici, Ok. sotto un Piatti Charleston matti. serie I, diciamo quella per Di principianti, Zildjian. che anche tu hai fatto un video,
quelli dell'Asian suonano però, E13, principianti però suonano di uno brutto. stack prefabbricato da 12, che prima è stato ricavato da due Charleston da 14, da un top e un bottom, e giù un Eccolo ride serie ride, appunto, della K da 20 pollici. Diciamo che tutti i piatti sono molto versatili perché faccio un po' di tutto come genere. Ovviamente tutti i tamburi sono sordinati con della gaffa. Ah, e qui uno che mi sono scordato. È Cerino. un splash della Sabian Ah, da 8, splash. China Splash. Ah, ok. Qui invece abbiamo l'angolo allenamento barra registrazione. Qui Ok. abbiamo un allenatore della Percussion Village come da 12, Ok. un pad È da vero che 6 loro della si Big fanno le cose Firth da e un soli. pad, quello che si mette sul ginocchio, da 4 pollici della Meinl. Qui Ok, cuffie ottimo. Beyer Dynamic come quelle che stai usando tu in questo momento, credo. Bellissime Qui queste giù cuffie abbiamo qua. mixer, Bellissime. diciamo per regolare tutti i suoni, e le in-ear È lì che si monitor vede della Shure. Shure 215. Ok, E molto questo è, molto diciamo, tutto bene. l'angolo registrazioni. Beh, Passiamo al lato quindi ah. Bello percussioni, dove abbiamo un cajon tutto se e sezionato. Mi piace. dei djembé, uno qui con gaffa e uno qui dietro. La Ok. cassa è della Behringer, che sarebbe il caso di cambiare, Spia. ma per quello che devo fare va super bene, va super Ok. bene. Nella batteria le meccaniche sono Pearl, Tamburo e appunto Millennium. E adesso ti faccio vedere una piccola chicca. Andiamo. Ed ecco Cos'è? la chicca di cui ti parlavo, Luca. Questo è lo Slapophone autocostruito. Non so bene che cosa sia. Mi è molto utile perché, come si può vedere, ha delle note ben definite, ha delle note tipo pianoforte. Mi è molto utile anche per trovare le melodie nelle canzoni, per registrare, per allenare l'orecchio. Ecco, mi diverto Bello molto a questo. usarlo. No, ci E, credo. ovviamente ti ringrazio per aver visto questo Penso sia il video. Ti mando un polistirolo. saluto qui dalla Sicilia e ti seguo sempre. Un Grazie abbraccio, mille. ciao. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, Bartolo. Sono rimasto. Non sapevo dell'esistenza di questo strumento. Fatemi sapere qualcosa di più nei commenti per chi lo conosce. Cioè, a cosa serve? Se è uno strumento che si usa proprio come strumento oppure se è una cosa che serve per studio. Di cosa hai fatto? Perché quelle palette, diciamo tra virgolette, che ci sono sulla sinistra sembrano di polistirolo. Però non so se sia tutto polistirolo o se sia legno o cosa sia. Com'è che si chiama? Adesso vado a cercarmelo. Andiamo indietro. Qui. Ed ecco la chicca di cui ti parlavo, Luca. Questo è lo Slapophone Slapophone. autocostruito. Slapophone. Non conoscevo questo strumento, quindi mancanza mia, ecco la figata di fare questi video perché si imparano un sacco di cose sempre. E quindi, bello. Allora, bravo per come hai fatto il video, perché sezionato. Parte studio e registrazione, parte batteria in mezzo nella gabbia, parte Slapophone, parte. Quindi, bello, complimenti. Molto 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 interessante e batteria molto grande, devo dire. Ci sono alcune cose che secondo me ti potrebbero permettere, ma parere personale ovviamente, però sapete che dico, che ti potrebbero permettere di avere un suono migliore sicuramente. Cioè, ho visto che le pelli non sono tutte uguali. Secondo me, facendo in quel modo lì potresti riuscire ad ottenere alcune sono più sordinate, altre meno sordinate. Io sono sempre per o sordinarle tutte nello stesso modo o non sordinarle direttamente. Però ovviamente poi lì è a scelta e soprattutto alcuni pezzi della batteria sono, come si dice, sono di una marca, alcuni di un'altra, di un altro modello, eccetera. Quindi, detto questo, molto molto bene. Allora, adesso passiamo a qui, direi di sì. Quindi, Francesco Lenzi, video in verticale. Peccato, ma poi adesso vedrete che
magia in montaggio me la caverò e io mi metterò di fianco, quindi vai pure Francesco. Ciao Luca, sono Francesco. Ciao. Io uso questa batteria che è una Per l'export. Suona sempre bene quella. Al momento uso dei piatti della UFIP Bionic. Ok, quelli nuovi con la scritta nuova. 14 centimetri, da 14 pollici, crash da 16. Nuovissimi, devo dire. Da 20 e un altro crash da 17. Ok, quelli sono spiatti che funzionano sempre pelli, bene. Poi come latte ho montato una Evans General Dry e il tom e il timpano. La pelle perfetta per le Evans UV2. Ok, ok, anche quelle quindi doppio strato. Cassa, per ora c'è non ce l'ho ancora cambiata. Tanto la cassa come per meccaniche uso quelle della Pearl che mi hanno dato in dotazione con la batteria. Che sono delle ottime meccaniche, devo dire, sinceramente. Il pedale della gran cassa che è della DV5000. Il 5000, ok. Avrei allora, anche il supporto per il doppio pedale, ma al momento per quello che ci devo fare non... Va bene il singolo. Quindi 5002 come modello, quello non lì. Devo usarlo con la band che sto suonando in questo momento. E... Che bella bianca. Basta. La mia batteria è tutta bellissima. Suona veramente bene, mi piace molto e vado fuori, giro con questa batteria, la smonto e vado a suonarci con la mia band di paese in giro per i paesini qua attorno. Molto bene. Grazie bravo, Luca, bravo. Ti mando un abbraccio e viva grazie tutti mille. I batteristi. Grazie mille Francesco. Allora, per l'export è una batteria tra le economiche che sinceramente a me è sempre piaciuta molto perché non è economicissima come una Roccio, ad esempio di Pearl, costa un pochettino di più, però devo dire che è una batteria che live la puoi portare, per studiare va benissimo, in studio volendo sì, perché cambi le pelli alla batteria, come a lui ad esempio adesso, pelli nuove suona di brutto, la puoi registrare tranquillamente. UFIP, scusate, mi avevano chiamato ma la chiamata è stata terminata, vabbè. UFIP Bionic, mi piacerebbe provarli perché sono quelli nuovi con la scritta Bionic diversa e mi piacerebbe capire se hanno cambiato qualcosa o se hanno cambiato solo la scritta. Credo abbiano cambiato comunque anche qualcos'altro come fattura eccetera, ma speriamo di poterli provare presto. Allora, ultimo video di dov'è? No, Alberto. Ok, Alberto, siamo pronti, vai pure. Ciao Luca, buongiorno. Ciao. A tutti gli iscritti del tuo canale. Allora, io sono Alberto, sono dalla provincia di Torino, trasferito poco con mia moglie in Valle d'Aosta, una baita isolata, tranquilla. Ti spiego un attimino. Allora, questo è il nostro acquisto. Praticamente nel 2015, dopo circa 20 anni che non suonavo più, invogliato da mia moglie, abbiamo comprato questa bellissima batteria, una DSR Bellinacero, ha contribuito anche lei all'acquisto. Ah, ma pensa lei te. È suona il pianoforte, praticamente sopra qua abbiamo anche un pianoforte, così almeno si esercita anche lei con tranquillità, perché appunto siamo tranquilli senza bisogno di fare nessuna insonorizzazione, siamo molto fortunati. Quello ci è vero. Credo. Sì, decisamente. Allora ti dico subito la batteria. Allora ti elenco i vari tom. Allora ripeto, una DSR Bellinacero. Quindi livello alto, tom, qua siamo 10x7, 12x9. Timpano 14x14, 16x16, rullante 14x7 fatto fare da Luca De Orsola, con lo stesso legno e in tinta con la batteria. Ah, ok, quindi non era con la batteria. Ho un altro bellissimo rullante preso d'occasione seconda mano, un David Garibaldi signature della Yamaha. Ma oltretutto con la fortuna di aver avuto anche qua un bellissimo autografo di Christian Meyer. Grande. La cassa è una 24x20, quindi bella massiccia, bella mamma potente. Mamma mia, è gigante. Come piatti ho dei Sabian, un Yed da 14, un Crash da 16, uno Space da 12 su Sabian, e un Rite da 20. Yes. Seggiolino sempre Tama. Space da 12 messo lassù, interessante. Come pedali della batteria ho un bellissimo
Speed Cobra, sono molto contento. Molto quello bene. Va bene, non costa neanche troppo. Qua abbiamo il mitico tappeto della Rock Bag. Quello lì è sempre una certezza. Sempre una certezza. Ti elenco ancora due cosette e poi chiudo. Tra l'altro, ragazzi, dato che mi avete detto lo monti al contrario, lo monti al contrario, quando è uscito il video sui tappeti, anche lui l'ha montato come me, con la parte più piccola dove c'è la cassa. Invece voi mi avete detto no, devi montarlo al contrario, quindi con la parte più grande, mettere la cassa dove c'è la parte più grande. Quindi non sono l'unico. Molto bene, andiamo avanti. Per esercitarmi, ok, pad da gamba, pad col suo sostegno, poi questo bellissimo pad piccolino che si aggancia alla gamba, quindi uno rimane seduto, se lo aggancia e si fa praticamente anche esercizi in giro. Ci dove sta. Non c'è tanto ci sta. Poi vi dico una cosa su quel pad lì, per non portare troppa roba dietro. Certo, ci sta, assolutamente. Ecco, questo qua suona di brutto in pratica. Il mio legno, la mia bellissima batteria. E molto ancora una piccola cosa, questo bellissimo sostegno per le bacchette l'ha regalato mia moglie. E lì? Qui ci metto le bacchette più grandi per esercitarmi e quelle più piccole per suonare. Ok, quindi le usi come un abbraccio, Luca, così. Da noi vai avanti così, bellissima idea, bellissimo format e un saluto. Grazie mille Alberto, e grazie anche alla moglie di Alberto a questo punto. Grazie mille ragazzi. Allora, la batteria, vabbè raga, una Rebel, quindi una Rebel DDS italiana per prima cosa, e poi suona di più. Quelle batterie lì fatte da Luca suonano veramente benissimo, con una cura pazzesca. Hai una cassa che è gigantesca, sarei curioso di sentirla. 24x20 è veramente una roba, ho paura a sentirla sinceramente. E allora, molto bella, anche piatti sabbia di Volt purtroppo non li ho mai provati, però molto carino il rullante di David Garibaldi, un rullante che ovviamente dovete tirare tantissimo, ma dà un sacco di soddisfazioni se volete quel suono lì. E per quanto riguarda i pad, allora, pad da gamba, che prima mentre ne parlavo vi ho detto, dopo vi dico una cosa, io l'ho comprato il pad da gamba, ce l'avevo e non mi sono trovato molto bene. Perché devi stare così, invece col pad normale devi stare così, perché ovviamente la gamba, per riuscire a suonare con le bacchette in mezzo, devi tirare indietro le spalle. Quindi va bene se ogni tanto, magari scaldandovi 10 minuti prima di un concerto, lo dovete usare, non usatelo troppo, perché altrimenti tirate qua e non vi fa troppo bene. Quindi usatelo con parsimonia, diciamo così. E detto questo, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Voglio ringraziare tutti quanti, cioè Nicola Bianchi, Bartolo Giuffre, Alberto, la moglie di Alberto e Francesco Lenzi per avermi mandato i loro video. Vi ricordo che qui sotto in descrizione, se volete mandarmi il video del vostro bunker, delle vostre batterie, del vostro studio, anche live volendo, me lo potete mandare. Qui sotto in descrizione c'è il link, cliccate, caricate il video direttamente sopra dove vi viene una schermata, caricate il video lì e mi arriva direttamente sul mio Dropbox, in cui ho tutto il database di vostri video. E detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale, mi raccomando, andate sul mio sito Gastro Drums se volete vedere i miei corsi, come funzionano eccetera, se avete domande di qualsiasi tipo scrivetemi qui sotto nei commenti, commentate la batteria che vi è piaciuta di più oggi e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!